stasera il confronto a Temptation Island, la coppia potrebbe essere scoppiata e ha smesso di seguirsi su social. Grande attesa per la quarta e penultima puntata di Temptation Island 2018, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stasera al centro della trasmissione ci sarà il confronto al falò finale tra Giada e Francesco, la coppia più longeva di quest'anno. I due, infatti, sono fidanzati da ben 9 anni e in queste settimane hanno dovuto affrontare dei momenti di crisi. Questa sera si ritroveranno al falò finale e il clima, così come anticipato dai promo, si preannuncia particolarmente infuocato. Alcuni indizi social, inoltre, lascerebbero pensare che la relazione tra i due sarebbe finita dopo la partecipazione al programma di Canale 5. Stasera arriva l'atteso falò finale tra Giada e Francesco di Temptation Island. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Temptation Island 2018 di questa sera rivelano che Giada chiederà il confronto con il suo fidanzato storico perché non ha gradito per niente le sue parole e alcune frasi che ha pronunciato nei suoi confronti in queste settimane. Francesco, infatti, ha ammesso che in questi 9 anni ha sempre messo la sua fidanzata su un piedistallo, ma dopo la partecipazione al reality show delle tentazioni ha detto di aver capito di non essere felice così come ha sempre creduto fino a questo momento. Ecco perché la loro relazione è entrata in crisi e stasera ci sarà il fatidico falò finale. Un confronto che potrebbe sancire definitivamente la fine della loro relazione, nel promo trasmesso in televisione in questi giorni e visibile online su ITIF, si vede che ad un certo punto dell'incontro Giada scoppia in lacrime. Cosa sarà successo? Possibile che Francesco abbia deciso di lasciare la sua fidanzata e di andare via da solo dal villaggio delle tentazioni dopo ben 9 anni di fidanzamento? La verità la scopriremo questa sera. Gli indizi sull'addio tra Giada e Francesco dopo il reality show. Intanto, però, i rumors sul loro addio si fanno sempre più insistenti, complice anche il fatto che in molti hanno notato che Giada e Francesco avrebbero smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. Un indizio che ovviamente non è passato inosservato e che ha fatto subito ipotizzare che la love story tra i due sia giunta al capolinea dopo quest'esperienza. Terminate le registrazioni del programma, inoltre, i due non sono mai stati paparazzati insieme così come è successo con altre coppie e questo ulteriore indizio ha contribuito a far pensare al possibile addio tra i due fidanzati.